La nostra Silvietta è proprio una piccola della gioia. Anche i nostri ritiri iniziamo con i pesci d'aprile, ma se no non saremmo noi, giustamente. Bene, allora, com'è andata questa Quaresima? L'avete vissuta in quella meraviglia della gioia che ci viene nel vivere col Signore? Un po' in ritardo, però il sì era abbastanza convinto. Ecco, abbiamo appena cantato con quest'ultimo canto bellissimo, nuovo, che credo Elena e Marco hanno. Marco ha realizzato per noi e gli facciamo un grande applauso. Abbiamo cantato Gesù, tu hai dato la vita per me e io voglio dare tutto a te, tu mi hai salvato. Ecco, oggi è la Domenica delle Palme e entriamo in questa settimana santa in cui come non mai siamo chiamati a immergerci in quell'abisso di dolore e amore, in questo grande mistero d'amore con cui Gesù ci ha amato pazzamente. Ecco, devo dire che a 11 anni per me c'è stata la prima scoperta come una folgorazione davvero, no? Di questa realtà pazzesca che San Paolo esprime appunto in due parole, ha dato la sua vita per me. Ero andata a un incontro con Chiara Lubich, appunto gli avevamo chiesto, come era un incontro internazionale di Gentrè, gli avevamo chiesto: Chiara, ma qual è il tuo segreto? E lei appunto ci aveva parlato di Gesù abbandonato, di questo grido di Gesù in croce e di come lei in ogni sofferenza non riconosceva più solo il dolore che per noi resta un grande mistero, un grande non senso, ma un'occasione per far festa a Gesù che aveva preso su di sé ogni sofferenza per noi, per amore nostro. E quindi in ogni croce che le arrivava, lei cercava di riconoscere questa presenza di Gesù abbandonato che ha preso su di sé ogni dolore e di fargli festa. E poi appunto ci chiese chi di noi voleva consacrarsi a Gesù abbandonato per essere una risposta di questo suo grido. E devo dire che in quel giorno proprio questa scoperta che siamo chiamati a meditare insieme proprio in questi giorni di quanto pazzamente ci ha amato il Signore, di quanto follemente ci ha amato personalmente il Signore Gesù, mi ha raggiunto veramente come un dardo infuocato che ha trafitto il mio cuore con un desiderio immenso di fare di ogni istante della mia vita, come diciamo nella nostra preghiera di consacrazione di Piccoli della Gioia, un grazie di amore al suo amore. Ecco, da allora ogni giorno, nell'immergermi nella contemplazione di questo mistero pasquale che in qualche modo siamo chiamati a rivivere, non finisco mai di sorprendermi, di commuovermi, di restare senza parole nel contemplare, ecco, questo amore indicibile, ineffabile, inconcepibile, incredibile con cui il Signore ci ha amato personalmente. Ecco, allora abbiamo un po' scelto come parola
di questa nostra giornata di festa, di spiritualità. In manus tuas, nelle tue mani, Padre, che è un po' il cuore della nostra donazione al Signore, il cuore della nostra vocazione a essere testimoni della gioia di Cristo risorto. Perché abbiamo veramente scoperto come in quel riconsegnarsi al Padre, anche nel grido, anche in quella notte terribile, anche in quella vertigine pazzesca di dolore che Gesù ha vissuto per noi, c'è proprio il segreto perché possiamo partecipare alla gloria della resurrezione, perché questa sua gioia sia in noi e questa gioia sia sempre piena anche nella sofferenza. C'è un passo in particolare che spesso medito e ogni volta mi lascia senza parole. In questi giorni, proprio in preparazione di questa settimana santa, ho voluto un po' rimergermi in questo passo di Isaia che ci dice qualcosa, ma appunto, come dicevo prima, le parole non possono arrivare a dire un granché su quanto pazzamente chiamato Dio. Però certamente qui non si tratta di parole, ma si tratta di parola di Dio. Quindi la parola di Dio ci rivela sempre qualcosa. Ecco, c'è questo passo in Isaia 53 che dice: non ha apparenza né bellezza per attirare il nostro sguardo, non splendore per trovare in lui diletto, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E poi continua: per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ecco, fermiamoci un attimo su questo. Non ha apparenza né bellezza per attirare il nostro sguardo, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia. Pensiamo un attimo a che mistero pazzesco, più bello dei figli dell'uomini. Così ci viene descritto dalla scrittura, quindi Gesù doveva avere anche una bellezza fisica incredibile, il più bello tra i figli degli uomini. Si lascia sfigurare al punto da essere inguardabile, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia. La bellezza che supera ogni bellezza si lascia sfigurare, per trasfigurare quell'immagine e somiglianza impressa, divina, impressa nell'anima di ciascuno di noi, stupenda, bellissima, sfigurata dal peccato. Ecco, quante volte, guardando un tramonto, guardando la bellezza della natura, la maestosità dei monti, l'immensità del mare. A me piace tanto, a figlio abbiamo questa pista ciclabile, no? Mi piace tanto pregare nel tempio santo della natura, perché tutto mi canta il suo amore e tutto mi canta la bellezza di Dio. E quando mi perdo un po' nella contemplazione della bellezza della natura, mi viene veramente da pensare: mamma mia, pensa quanto mai potrà essere bello colui che l'ha creata.
quanto mai potrà essere meraviglioso l'artista di questo capolavoro. Eppure la parola di Dio ci rivela che non ha apparenza né bellezza per attirare il nostro sguardo, non splendore. Uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia. Ah, che brutto! È pazzesco, no? Pensare che la bellezza che supera ogni bellezza, come diceva prima, per amore nostro si lascia sfigurare. Ecco, le campane sottolineano questo grande mistero d'amore. E non dobbiamo dimenticare appunto che è uomo dei dolori che ben conosce il patire per amore nostro, ma è pur sempre il Signore della creazione. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio e niente è stato fatto senza di Lui e tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Ecco, colui che ha creato ogni meraviglia non solo diventa uomo, non solo si fa piccolo per donarci la sua grandezza, non solo si spoglia della sua divinità per far ritrovare e riscoprire a ciascuno di noi la chiamata a essere, a far risplendere quell'immagine e somiglianza di Dio che è in ciascuno di noi. Ma fa sue le nostre piaghe, ogni nostra ferita. E per quelle sue piaghe noi siamo stati guariti e per quel suo donarci la sua vita noi possiamo essere partecipi di questo grande mistero pasquale, chiamati alla resurrezione, chiamati alla gioia della resurrezione, chiamati alla gloria. Ecco, Gesù nella notte del Giovedì Santo si immerge più che mai in questo baratro di dolore del peccato dell'umanità. Porta i suoi con sé e nell'ora dell'agonia si rivolge ai suoi più intimi e gli dice, erano Pietro, Giacomo e Giovanni, c'erano anche tutti gli altri, no? Ma va in questo luogo in disparte e pronuncia un'espressione molto forte: la mia anima è triste fino alla morte. Colui che in qualche modo è il paradiso prende su di sé la nostra tristezza fino a dire: la mia anima è triste fino alla morte, e ad agonizzare sangue. Chiede ai suoi: vegliate, pregate, per non cadere in tentazione. Il momento della prova, il momento del combattimento contro il principe delle tenebre, contro colui che omicida fin dal principio. E Gesù è pienamente uomo, oltre che essere il Signore. E ha bisogno anche lui del sostegno dei suoi. Li chiama in disparte, come a dire: sostenetemi, vegliate, pregate con me in questa terribile ora, in questo calvario che il Padre mi chiede di vivere. E ecco, tante volte noi magari siamo portati a pensare che Gesù in quel momento è triste perché sa che
lo attende la passione dolorosa, lo aveva comunicato ai suoi. Ma io credo che in quel momento, se lui arriva a sudare sangue, c'è ben di più della consapevolezza del dover vivere la sua crocifissione. Credo che in quel momento ci sia in qualche modo una rivelazione particolare. Chi ha visto me ha visto il Padre, di questo mistero d'amore con cui Gesù ci ama. Abbiamo sottolineato in una giornata di spiritualità come l'amore ha proprio questa caratteristica di far proprio il dolore della persona amata. Quando tu ami qualcuno, senti la sua sofferenza nell'anima, nel fisico, nel cuore. Ecco, io vedo questi giorni, no? Quando sento mamma, la vado a trovare e mi tocca questa volta essere io Maria ai piedi della croce. Di solito sono abituata al ruolo inverso, a stare in croce, e poi mamma è lì, diciamo, ai piedi della croce. E vedo quanto, per quanto lei nella sua santità veramente cerca sempre di essere nella gioia, però vedo quanto quasi visceralmente sento la sofferenza che lei vive, no? Vederla bloccata in questo letto, mezza paralizzata. E questa sofferenza è mia, la provo nell'anima, la provo nel corpo, la provo in profondità, per quanto nell'immanus tuas, nel rioffrirla al Padre, possa in qualche modo essere trasfigurata. E credo che tanti di noi sanno, conoscono l'esperienza del sentire nella profondità del cuore la sofferenza di qualcuno che amiamo. Ecco, il nostro percepirlo è sempre imperfetto, perché per quanto amiamo qualcuno, lo amiamo con tutti i nostri limiti, con tutta la nostra piccolezza, con tutta la nostra fragilità, povertà, con tutte le nostre difese. Ecco, immaginiamo colui che è l'amore perfettissimo, che fa suo ogni sofferenza di ogni suo figlio, in ogni luogo, in ogni tempo. Ecco, in quel momento lui porta su di sé, ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Secondo un'altra traduzione, ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Il frutto del peccato è la morte, l'abbiamo detto tante volte. Il frutto del peccato è la sofferenza. Il peccato ci sfregia, sfregia gli altri, sfregia l'anima, sfregia il cuore, sfregia quella bellezza divina che è stata impressa in noi. Ecco, in quel momento il Signore Gesù ci rivela quanto ci ama. E io credo che quell'agonia sia proprio il frutto del rivivere nel suo cuore, nella sua anima, nel suo spirito, la sofferenza per il peccato del mondo, di ogni uomo e di ogni tempo. La notte del dubbio, la notte della debolezza, la notte della solitudine, la notte dell'abbandono, il dramma del frutto di ogni nostro no all'amore di Dio, che genera morte, che genera disperazione, che genera angoscia, che ferisce il nostro cuore, ferisce il cuore dei nostri fratelli.
Ecco, credo che in quel momento inizia proprio il viaggio di Gesù in questo terribile baratro degli inferi, della separazione dal Padre frutto del nostro peccato. Credo che in quel momento vive la sofferenza per ogni abominio, per ogni perversione, per ogni strazio, per ogni desolazione dei suoi figli, per tutte le guerre, gli omicidi, le violenze. Ecco, immaginate in un istante che il vostro cuore possa vivere contemporaneamente tutte le sofferenze di tutti gli uomini di tutti i tempi, perché Lui non ama qualcuno come noi. Lui è l'amore perfetto e ama tutti personalmente. Immaginate che agonia pazzesca deve essere. Far propria ogni sfumatura di sofferenza, ogni sfumatura, senza sconti, senza anche la sfumatura del tradimento, che abbiamo detto tante volte è una delle sofferenze che più ci ferisce in profondità. Voi immaginate Gesù che si era coltivato questi suoi 12, veramente condividendo tutto di sé, la sua anima, il suo cuore. L'avevano seguito nell'annuncio della buona notizia, nella manifestazione della gloria di Dio. Hanno visto miracoli, prodigi di ogni tipo, dai paralitici che si alzavano, ciechi che riacquistavano la vista, lebbrosi che guarivano, morti che risuscitavano. Eppure in quel momento Lui si sente tradito anche dai suoi più intimi. Ha chiesto sostegno, la mia anima è triste fino alla morte, vegliate con me, pregate. I suoi proprio qui, i suoi più intimi, che fanno? Si addormentano. A noi, rimeditando questo episodio, che ci sembra incredibile, ma come? Gesù vi ha chiesto, è la prima volta che chiede Lui un sostegno. Ha sempre solo donato amore. E lì, prostrato a terra, che suda sangue, vi ha chiesto di sostenerlo. E voi che fate? Vi addormentate. Ci verrebbe un po', no? Da puntare il dito. Ma come? Addormentate, ma come? Si addormentano. Com'è possibile? Loro. Noi invece no. Noi sempre svegli, vigilanti, sempre pronti a riconoscere Gesù crocifisso che ripete la sua agonia. Ogni piccolo fratello che soffre, che agonizza, che grida, che vive la disperazione, pronti lì, vigilanti a sostenerlo con le nostre preghiere, con la nostra accoglienza, col nostro amore. Ecco, quante volte si ripete questo dramma di Gesù che rivive la sua agonia in ogni persona che ci passa accanto e che soffre, e noi siamo lì che dormiamo, beati, tranquilli, felici. Torna e dice: ma come, Simone Pietro,
Non siete stati capaci di vegliare neanche un'ora per me. E loro che fanno? Si riaddormentano. Un'altra volta. Forse era anche una difesa, forse era troppo per loro vedere il Signore in quell'agonia terribile. Ecco, però quante volte riviviamo anche noi questa essere addormentati in qualche modo, noi personalmente, con la comunità, il gruppo di cui facciamo parte. Non essere in ascolto dell'agonia che si ripete nel corpo mistico di Gesù. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Ecco, in questa parola c'è un richiamo forte di Gesù a tutti noi. Un richiamo a sapere che comunque il combattimento contro il principe di questo mondo è forte, e lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E tante volte siamo noi stessi chiamati a vivere una briciola, però per noi è già importabile, dell'agonia. E qui abbiamo una prima chiave. Quante volte mi è capitato di sentirmi veramente schiacciata dal peso di croci troppo più grandi di me, sentire il cuore trafitto da questo grido di troppi fratelli nella sofferenza dinanzi a cui ti sembra di sperimentare anche tutta la tua impotenza. Quante volte mi sono sentita davvero prostrata a terra, quasi incapaci di rialzarmi. E in queste parole proprio, no? Vegliate e pregate, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ho trovato la forza, ho trovato il segreto per superare con Gesù ogni prova, ogni croce di quelle che ti sembra impossibile potercela fare anche un secondo solo in più. Allora, un primo punto dinanzi a questo uomo dei dolori, che ben conosce patire come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia. Ecco, chiediamo al Signore che imprima nel nostro cuore questo desiderio di non coprirci la faccia, di non addormentarci, di non scappare, ma di vegliare, pregare, esserci con tutta la nostra povertà, essere lì, in quella passione dolorosa che comunque diventa gloriosa. Dicevamo, fa suo il tradimento, si sente forse in parte già tradito da Pietro, Giacomo e Giovanni, che si addormentano, e poi viene consegnato come un malfattore, non da un romano, un qualcuno che a stento lo conosceva, ma uno dei suoi 12, che arriva e con un bacio lo consegna alla morte. Proviamo a pensare allo strazio dell'uomo Dio, che era pienamente uomo in quel momento, la sua divinità non lo esonerava minimamente dalla sofferenza del suo cuore di uomo. Proviamo a immaginare di essere consegnati alla più terribile delle morti, proprio da uno di quegli amici a cui abbiamo donato tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, con cui abbiamo condiviso tutto di noi,
su cui abbiamo scommesso, su cui abbiamo avuto grande fiducia. Giuda aveva la cassa. Terribile questa frase. Con un bacio tu mi tradisci. Ecco, proviamo a pensare allo strazio del cuore di uomo, di Gesù, che viene tradito da Giuda, da uno dei suoi più intimi, con un bacio. E viene tradito, vive il tradimento, proprio perché ogni volta che noi in prima persona facciamo questa esperienza terribile di essere traditi, possiamo conoscere che c'è un amore che non ci tradisce mai. Possiamo sapere che c'è un Dio che è fedele, che ha preso su di sé quel nostro dolore, l'ha vinto. Ha vinto il mondo, l'ha già trasfigurato per te, per amore tuo. E continua questo viaggio, in questo baratro dei nostri inferi. Viene percosso, viene umiliato, si fa prigioniero con ogni prigioniero, condannato con ognuno di noi che si sente condannato. Non so se qualcuno è andato in Terra Santa e ha visto questa specie di buco dove è stato imprigionato Gesù prima di essere messo a morte. È veramente impressionante. Colui che è la verità, che ci rende liberi, si fa prigioniero per scardinare tutto ciò che ci imprigiona, tutto ciò che ci impedisce di vivere in pienezza l'amore. Si fa prigioniero per scardinare tutte le nostre catene, catene che ogni tanto ci sembra di aver spezzato e poi zacchete, sono di nuovo lì, a imprigionare la nostra anima, tutte le nostre dipendenze, tutte le nostre schiavitù. Lui, l'amore degli amori, ha voluto vivere in prima persona, l'essere prigioniero. Se guardiamo con la nostra sensibilità di uomini, non so chi ha guardato The Passion di Mel Gibson, a un certo punto ti viene proprio quasi una rabbia, ma folgorali tutti, fulminali, incenerisci, ma come si permettono di trattarti così? A te che sei Dio e che sei venuto sulla terra per rivelarci il tuo amore. Non, ci sembra inconcepibile, incomprensibile che un Dio si lasci umiliare, disprezzare, maltrattare, massacrare. Così. C'è un'espressione ancora nel passo di Isaia che ho citato all'inizio, impressionante, perché dice: era come agnello condotto al macello e non aprì la sua bocca. Davvero è pazzesco come il Signore Gesù si è lasciato massacrare come un agnello condotto al macello, ma peggio, perché un agnello condotto al macello lo sgozziamo, lo facciamo a pezzi, invece no, lì c'è proprio tutta la miseria della nostra umanità in quella flagellazione.
Tanti di noi sanno che la flagellazione di allora non erano delle semplici corde che già, insomma, beccale a tutta forza sulla schiena, ma avevano queste specie di chiodini che ti strappavano via la carne. Proprio una macelleria abbiamo fatto. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Pazzesco. È tutta una ferita, il Signore della creazione. Nel cuore, nell'anima, nel corpo. È tutto un massacro. E ancora una volta, in questo mistero di dolore e amore, ci rivela quanto pazzamente ci ama, ce lo vuole far vedere. Ti senti ferito, vedi, vedi, guardami, l'ho fatta mia, ogni tua ferita l'ho fatta mia, ogni tua ferita del cuore, dovuta a tradimenti, alle condanne ingiuste, alle accuse, ogni ferita nel fisico, lo vedi, l'ho fatta mia. E anche qui ci verrebbe da dire, no, ma guarda questi romani, che bestie. Magari potessimo fermarci a dire loro, anche qui. In quel momento ci viene rivelato storicamente quello che ogni giorno si ripete nel corpo mistico di Gesù, la cui passione continua. La Scrittura ci rivela che noi tutti siamo un solo corpo in Cristo Gesù. Ci rivela quanto ogni nostro giudizio, ogni nostra divisione, ogni nostra calunnia, ogni nostra invidia, ogni nostra separazione, ogni nostro rancore, continua a concorrere a quelle ferite nel corpo mistico di Gesù. Perché se io e Davide, che siamo un sol corpo in Cristo Gesù, ci giudichiamo, ci feriamo a vicenda, ci dividiamo, proviamo rancore, siamo parte del corpo di Gesù e quindi questa divisione provoca una lacerazione. E quindi anche qui siamo portati a dire, mamma mia, guarda che hanno fatto sti romani. Ecco, ma io sono profondamente convinta che Gesù non vuole rivelarci, guarda che hanno fatto sti romani. Vuole ripeterci, guardami, guardami. Ogni tuo peccato è un chiodo, ogni tuo peccato è una sferzata al mio corpo, alla mia presenza in quel tuo fratello che tu hai ferito, che tu hai colpito, che tu hai sferzato. E per questo pazzesco mistero d'amore, però sappiamo che nonostante siamo noi, in prima persona, quei carnefici, siamo noi a prendere quel flagello, e inconsapevolmente a volte, a tirare con forza la nostra sferzata. Non credo che chi era lì a massacrare Gesù avesse tutta questa consapevolezza di quello che faceva. Forse anche noi tante volte non ne abbiamo pienamente consapevolezza. Però Gesù dice in quel momento storico e ci ripete dinanzi a ogni nostro peccato, nella sua infinita misericordia, ci ripete: Padre, perdona loro, che non sanno quello che fanno.
continua ad amarci fino alla fine, a offrire la sua vita per ciascuno di noi, per amore nostro. Sul Calvario, nella salita al Golgota, ormai dissanguato, ormai completamente sfibrato da questo massacro di botte, flagellazione, colpi, bastonate, corona di spine, immaginatevi una corona di spine spiantata, conficcata, deve essere una cosa pazzesca. Non ce la fa, sotto il peso della croce cade, è troppo il peso, non tanto di quel legno che hanno posto su un corpo esanime. A volte noi ci tolgono il sangue e sveniamo. Immaginate, dopo una flagellazione di quel tipo, in cui ti hanno strappato tutta la pelle, tutta la carne, quanto sangue ha versato per noi. E sotto il peso della croce, sotto il peso del peccato del mondo, Gesù cade una prima volta, una seconda volta, una terza volta. E arriva questo Simone di Cirene, che non ha nessuna voglia di prendersi questa croce lui, però viene preso, Gesù non ce la fa più. E c'è questa figura del Cireneo. È bello sapere che Gesù vuole aver bisogno di un uomo per portare quel peso che lui non riesce più a portare. È bello sapere che, anche se probabilmente il Cireneo non ce n'aveva voglia, e probabilmente anche noi non ce ne abbiamo nessuna voglia, quando ci viene chiesto di portare qualcosa di quella croce, però il Signore ci rivela che vuole condividere in minima parte quella passione di dolore e amore che lui sta vivendo. La vuole condividere con noi e vuole renderci piccoli cirenei, nonostante la nostra povertà, nonostante il nostro essere peccatori. A volte ci chiama a portare questa croce con Gesù, per Gesù, in Gesù. Non solo, ma ci chiama a fare l'esperienza che proprio perché Lui ci ha amato fino al punto d'essere prostrato dal dolore, fino al punto da non riuscire a rialzarsi, ogni volta che noi viviamo dei calvari che ci portano lì a essere letteralmente schiacciati dal peso della croce, guardando a Lui non solo possiamo imparare quell'umiltà che ci porta a chiedere aiuto ai nostri fratelli, che ci porta a dire non ce la posso fare, non gliela faccio da sola, in una società dove sempre ci insegnano io non ho bisogno di niente e di nessuno. Ecco, ma ci rivela che abbiamo sempre comunque, in qualunque situazione, anche la più terribile, anche la più tragica, abbiamo un cireneo tutto particolare, che è colui che ci ha detto venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò ristoro. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico è leggero.
Quante volte facciamo questa esperienza incredibile, che siamo lì, che proprio non ce la facciamo più, e presentiamo questa croce, questo calice che ci sta portando allo sfinimento, magari alla disperazione. Lo presentiamo a Gesù, ma veramente glielo presentiamo, non restandoci attaccati. E sperimentiamo che quel carico diventa dolce, importabile, dolce. È un miracolo, ma è il miracolo frutto di questo inabissarsi dell'amore nel baratro terribile del dolore e del peccato dell'umanità, frutto del peccato dell'umanità. Arriviamo alla crocifissione e Gesù è più che mai solo. Se c'è un dramma che caratterizza l'uomo contemporaneo, questa profonda solitudine. Abbiamo detto tante volte, viviamo nella società della comunicazione, eppure proprio la società della comunicazione è diventata paradossalmente la società della non comunicazione. Una comunicazione virtuale, una comunicazione fra maschere, una comunicazione di fiction, una comunicazione di apparenza. Ma poi quanta solitudine, quanto quest'usa e getta delle relazioni ci porta a chiuderci, a giocare sempre in difesa. E Gesù vive per noi, con noi, ogni nostra solitudine, ogni nostro senso di abbandono. È lì che sta versando fino all'ultima goccia del suo sangue per ciascuno di noi, eppure è profondamente solo. Dov'era tutta la folla che la domenica prima erano lì ad osannarlo? Osanna, Osanna al figlio di Davide, Osanna al re dei re. E mantelli, e palme, e tutti lì. Dove erano? Dove erano tutti quelli che erano stati miracolati, guariti, sanati, risuscitati? Dove erano? Dove siamo noi quando Gesù ripete il suo grido? Siamo lì, restiamo lì con Maria, ai piedi della croce, con Giovanni, o come tutti, perché tutti erano scappati, erano rimasti solo persone pronte a disprezzarlo, a beffeggiarlo. Se sei il figlio di Dio, scendi, facci vedere. Presunzione dell'uomo che si ripete nella storia, che sfida il Signore. E proprio in quel momento in cui Gesù si sente abbandonato da tutti i suoi più cari, i suoi più intimi, da tutte le folle che lo avevano osannato, continua ad amarci. Gli era rimasto qualcuno. La creatura che sulla terra ha amato più di ogni altra creatura, con tutto se stesso, e anche in cielo. C'era la madre, quella creatura meravigliosa, quel fiore raro della creazione, l'Immacolata. Colei che era stata sempre la sua gioia. Eppure, in questa vertigine di dolore, in questo culmine di dolore e amore,
Lui, dopo essersi spogliato di tutto, ci dona anche la madre. Si era spogliato della sua onnipotenza, renderci forti in Lui. Si era spogliato della sua divinità per trasfigurare quella divinità sfigurata in ciascuno di noi. Si era spogliato del suo essere luce per liberarci dalle tenebre del peccato che imprigionano la nostra anima. Si era spogliato di tutto per donarci tutto. Ma non gli è bastato. Ci dona la madre, quella madre che è profondamente uno con lui, che vive quella passione dolorosa in comunione con lui come nessun'altra creatura al mondo abbia mai fatto e mai potrà fare. Quella madre che è trafitta da una spada terribile che sta lacerando il suo cuore. Quella madre che vede il suo Signore e il suo figlio massacrato morire davanti ai suoi occhi. Quella madre straziata da un dolore che non possiamo neanche lontanamente immaginare, ci viene donata. Madre, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. In quel momento, in questa spada terribile che trafigge il cuore di Maria, che ha trafitto il cuore di Maria, questo cuore di madre si dilata su tutta l'umanità per accogliere insieme a Giovanni tutti noi come suoi figli. E quel cuore di donna e di madre e di Theotokos, di madre di Dio, diventa misteriosamente per noi porta del cielo. Si crea una fissura mistica in quel cuore. E se ci lasciamo accogliere nel suo cuore immacolato, troviamo una fortezza contro ogni attacco del principe di questo mondo. Madre, ecco tuo figlio. E ancora non gli basta. Si spoglia anche di ciò che in assoluto aveva di più prezioso. Si spoglia della comunione col Padre. Poco prima c'era stata questa splendida preghiera: Padre, come tu sei in me, come io sono in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, che siano perfetti nell'unità. Fin dall'eternità, dal principio, era il Verbo era Dio e il Verbo era presso Dio. Fin dall'eternità il Figlio ha vissuto questa piena e perfetta comunione col Padre. Che siano perfetti come noi siamo perfetti. Eppure in quel momento questo mistero d'amore lo porta a farsi talmente uno con noi da vivere lui stesso la nostra separazione dal Padre, frutto di ogni nostro no all'amore. E per lui questo deve essere lo strazio più inimmaginabile, più di ogni sofferenza fisica, spirituale che ha vissuto fino a quel momento. Tanto che arriva a gridare. Grida anche lui con noi. Dio mio, Dio mio. Nel Getsemani, nell'ora dell'agonia, aveva sudato sangue, ma si era rivolto a Dio chiamandolo Padre. Papino, allontana se possibile questo calice, ma non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ora non riesce neanche più a chiamarlo Padre. Eloi, Eloi, la massa Bactani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È pazzesco. Gesù arriva a sentirsi
abbandonato perfino dal Padre. Perché tutte le volte che noi ci sentiamo abbandonati, possiamo sapere quanto pazzamente ci ama il Signore, quanto Lui è lì con noi, a gridare con noi, per essere la risposta ad ogni grido del nostro cuore, per essere la risposta a ogni grido dell'umanità, in quel suo amore che lo porta comunque, pur nella notte atroce di quell'abbandono, pur nella morsa terribile di quegli inferi, a ripetere: in manus tuas, nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. Pur sentendosi abbandonato, continua a confidare nel Padre, si riabbandona al Padre. Per ricongiungerci al Padre, ha fatto suo in tutte le sfumature la nostra separazione dal Padre, perché guardando a Lui che via possiamo ritrovare la via per ritornare a vivere il paradiso della comunione con Dio, pur se siamo infiniti negli inferi. Ecco, della discesa agli inferi la Scrittura ci dice poco, ma credo che già tutto questo viaggio della passione dolorosa è in qualche modo una discesa agli inferi di Gesù, perché sappiamo della Scrittura che lo Sheol era il soggiorno dei morti, ma non tanto come un luogo di fisico quanto come uno stato dell'anima. E in questo viaggio Gesù già ha preso su di sé la nostra morte frutto del peccato, fino a prenderla su di sé proprio fisicamente. Gesù muore, il Signore della vita muore, e colui che omicida fin dal principio, che era convinto in quel momento di aver ottenuto la sua più grande vittoria, non dimentichiamoci che nell'ultima cena, parlando di Giuda, c'è questa espressione: Satana entrò in lui. Sicuramente era lì pronto a far festa, Satana, con tutti i suoi. Il Signore della vita si era fatto uomo e lui aveva potuto imprigionare questo corpo mortale nella morte. Ma l'amore è più forte della morte. Forte come la morte, l'amore, dice il Cantico dei Cantici, più forte della morte è l'amore. Il Signore della vita prende su di sé la morte, si lascia afferrare dalla morte, ma il Signore della vita vince la morte. Dunque riaffidarsi al Padre, la morte viene sconfitta, definitivamente sconfitta, per noi, per amore nostro. E c'è questa espressione bellissima nel Vangelo di Marco: in manus tuas, nelle tue mani, Padre, rese lo spirito, ed ecco, cioè è proprio una conseguenzialità, ed ecco il velo del Tempio si squarciò, le rocce tremarono, i sepolcri si aprirono e i corpi dei santi morti risuscitarono per andare, dopo la resurrezione di Gesù, nella città santa. Ecco, quindi abbiamo questo frutto della resurrezione, frutto dell'immanus tuas. Ecco, siamo chiamati tutti noi a vivere questo mistero pasquale. Troppe volte non ci lasciamo raggiungere da questo amore. Troppe volte ci dimentichiamo quanto pazzamente ci ha amato Dio. Troppe volte ci dimentichiamo che il comandamento che Gesù ci ha lasciato
Questo è il mio comandamento. Non è, vi lascio un suggerimento così siete nella gioia. Questo è il mio comandamento, amatevi come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, quel come. Chiediamo in questa settimana santa la grazia che Gesù ci riveli sempre più in profondità l'abisso di dolore e amore racchiuso in quel come che ci viene chiesto di vivere. Guardiamo a Lui, all'uomo dei dolori che ben conosce il patire, per imparare quel come, quella smisurata misura d'amore che siamo chiamati a vivere in prima persona. Amatevi come io vi ho amato. Così ci ha amato Gesù. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Per le sue piaghe siamo stati guariti. E allora nel nostro piccolo possiamo ogni giorno fare questa esperienza di scendere nei nostri inferi, nei nostri buchi neri, nelle nostre zone d'ombra, nelle nostre miserie, nelle nostre povertà. Scenderci con Gesù, per Gesù, in Gesù. E ripetere nelle tue mani, Padre. E fare l'esperienza di quel non temete, io ho vinto il mondo. Ecco, allora ogni volta che ti senti nelle tenebre, ricordati che il Signore ti ha amato fino al punto da vivere la più terribile delle notti, per farti dono, per rivestirti della sua luce. Ogni volta che ti senti solo, ricordati che il Signore Gesù ti ha amato fino al punto da gridare l'abbandono. Si è sentito abbandonato dalla terra e perfino dal cielo, perché tu possa non sentirti mai più solo, sapere che Lui è con te, che Lui ti ama personalmente. Ogni volta che ti senti ferito e quella ferita dilania dal tuo cuore, ti sembra di non poter più parlare, di non poter più respirare, di non poter più far nulla, ricordati che il cuore umano divino è stato trafitto per te, quel corpo dell'uomo Dio è stato massacrato, perché per le sue piaghe tu possa essere guarito. Ogni nostra ferita può trovare guarigione in Lui. Ogni volta che ti senti fallito, hai sbagliato tutto, ricordati che colui che è la perfezione assoluta, come uomo ha voluto vivere il fallimento, perché tu possa essere vittorioso, sempre e comunque, anche quando apparentemente fallisci. Ogni volta che ti senti debole, ricordati che colui che è l'Onnipotente è arrivato alla debolezza estrema perché nella nostra debolezza possa manifestarsi la sua potenza. Ogni volta che gridi, ricordati che Gesù ha gridato per te, con te, per essere la risposta al tuo grido. Ogni volta che senti la morte nell'anima, ricordati che il Signore della vita ha vissuto la morte per donarti di vivere sempre, in ogni attimo, anche in quelli più terribili, più assurdi, più dolorosi, la gioia della resurrezione. E allora, come ho detto tante volte, non sprechiamo questo dono che è costato il sangue di un Dio. Guardiamo a questo come. Guardiamo a questa smisurata misura d'amore. Lasciamoci raggiungere da questo amore.
per imparare quell'amore del come in cielo così in terra che ci rende cantori della gioia della risurrezione. Viviamo con Gesù questo mistero pasquale, perché in un mondo dove troppi muoiono di solitudine, di angoscia, di tristezza, di abbandono, di disperazione, ci possono essere dei testimoni che cantano, che gridano non più di dolore ma di gioia: Cristo è risorto e noi siamo risorti grazie al suo amore. Grazie Gesù.